Ciao a tutti e benvenuti su Che Stile. Io sono Andrea Cimatti e con me Matteo Barbarossa. Ciao Matteo. Ciao Andrea. Oggi andiamo un po' all'estero e ti chiedo come si prepara il caffè alla turca. Allora, il caffè alla turca è un tipo di preparazione del caffè al quale noi italiani non siamo molto abituati, se non dire per niente. In pochi hanno bevuto un caffè preparato alla turca, se non quando sono magari andati a fare un giro in Turchia. Cosa c'è da dire sul caffè alla turca? Realmente il caffè alla turca, il metodo di preparazione, viene chiamato caffè alla turca in italiano, oppure Ibrik prende il nome dal pentolino con il quale generalmente si prepara, che è un pentolino dalla base larga, l'imboccatura più stretta e dal manico molto lungo. È molto iconico come... È molto iconico come forma, come oggetto. Perché ad esempio al manico lungo? Al manico lungo perché? Perché una volta nell'antichità non esisteva il fornello a gas, esisteva il fuoco, esistevano i carboni ardenti, esisteva il fuoco, quindi avvicinarsi di parecchio al fuoco con la mano sarebbe stato poco conveniente per la propria mano, direi. Perciò mettevano un'impugnatura molto lunga in modo tale che il pentolino potesse essere posizionato sul fuoco senza bruciarsi le mani. L'origine del caffè, metodo di preparazione Ibrik, detto caffè alla turca, ha un'origine molto antica, molto più antica del caffè espresso, molto più antica del caffè alla moca. È probabilmente uno dei primissimi, è stato uno dei primissimi metodi di preparazione della bevanda del caffè, perché ricordiamoci che la bevanda caffè, come la intendiamo noi oggi, è appannaggio del mondo europeo e del mondo occidentale non da molti secoli. Il caffè è stato appannaggio per tantissimi secoli prima che approdasse in Europa del mondo arabo e dell'impero ottomano. Infatti anche la scoperta del caffè per l'Europa è avvenuta grazie allo scontro che c'è stato contro l'esercito dell'allora impero ottomano. Basta pensare che la prima caffetteria aperta nel mondo è stata aperta ad Istanbul. Quindi ad Istanbul cosa potevano preparare se non il caffè preparato col metodo alla turca? Certo. Idem all'epoca il porto di Mocca nell'odierno Yemen era appunto controllato dagli arabi, i quali controllavano idem la diffusione del caffè, che veniva poi diffuso generalmente in tutto l'impero ottomano di allora. Noi non lo conoscevamo, gli ottomani già lo bevevano da parecchio tempo e preparavano proprio la loro bevanda tipica, che è il caffè alla turca. Come si prepara il caffè alla turca? Ok, metodo di preparazione è estremamente semplice. Pentolino, riempiamo il pentolino, gli apriamo l'Ibrik con l'acqua, lo posizioniamo sul fuoco, mettiamo il caffè all'interno dell'Ibrik, mescoliamo e lasciamo che vada a ebollizione. Una volta andato a ebollizione lo togliamo dal fuoco, lo lasciamo riposare in modo tale che l'acqua perda un po' di temperatura, si raffreddi leggermente, così da rimetterlo sul fuoco nuovamente e aspettare che venga ebollizione una seconda volta. Una volta che il caffè è bollito per la seconda volta, è pronto per essere versato nelle tazze. Le tazze utilizzate per il caffè Ibrik non sono tazze molto grandi come possono essere una tazza da cappuccino, ma non sono nemmeno così piccole come può essere una tazzina da espresso. Diciamo una misura quasi intermedia tra una tazzina da espresso e una tazzina da cappuccino. Viene versato generalmente il caffè e ovviamente bisogna attendere che la polvere di caffè si sedimenti sul fondo della tazzina per essere bevuto, e va bevuto a piccoli sorsi, altrimenti insieme al liquido porteremo in bocca anche il fondo del caffè. Possiamo anche azzardare un'ipotesi, che è quella che il metodo di preparazione del caffè Ibrik alla turca ha creato tutto il contesto e la convivialità che c'è legato al mondo del caffè, al mondo della tazzina, soprattutto al caffè turco. Perché? Perché per far sì che la polvere di caffè si sedimenti verso il basso bisognava aspettare del tempo, certo. E durante questo tempo si scambiavano delle chiacchiere con il padrone di casa, certo. Magari si scambiavano delle chiacchiere con un amico, magari si scambiavano delle chiacchiere con un partner in affari col quale bisognava concludere un affare, quindi serviva tempo. Era una bevanda utilizzata per prendere tempo con le persone e parlare di determinati argomenti. Ancora oggi può essere, sia in Turchia e sia in tutte quelle nazioni che adesso non lo sono più, ma che sono state sotto il dominio turco, basti pensare magari anche alla Serbia, alla Macedonia, alla Bulgaria, è ancora tradizione, è ancora in uso la preparazione del caffè turco quando si va a trovare un amico, quando si va a trovare una persona, soprattutto anche ecco nelle generazioni più adulte, più grandi, magari insomma iniziamo ad andare da... In cui c'è la tradizione. In cui c'è la tradizione e questo tipo di preparazione del caffè è rimasta. Certo. E tra l'altro mi hai fatto tornare in mente che quando con la mia famiglia siamo stati sia a Istanbul sia in altre parti
parte della Turchia, ogni volta che si andava a visitare appunto un'azienda o comunque un luogo in cui venivi accolto dalla gente del luogo, ci veniva sempre offerto in effetti il caffè con i dolcetti. Con i dolcetti. Quelli tipici. Il classico dolcetto turco, che, esatto. Che è locum. Ecco. Che è locum, che è il dolce fatto di zucchero. Esatto. Caffè e locum. Esatto. Vanno in e poi ti vendono anche nelle scatolette, sì, certo. Le scatole quelle tutte piene. Esatto. Che di solito ci riportiamo in Italia perché sì. Vogliamo assolutamente i dolcetti tipici, no? Certo. E mi è stato venire in mente che in effetti appena arrivi ti offrono subito il caffè, oppure se è un certo orario così il tè. Sì, certo. Però subito come prima cosa non te lo chiedono neanche, ti portano il vassoio con la cosa e poi si inizia a parlare. Sì. Mi ricordo anche nelle aziende di tappeti, sì. Quando si andavano a vedere il classico giro, sempre offerto subito, certo, il caffè. Certo, è tradizione. Certo. È dare il benvenuto all'ospite che sta entrando in quel momento a casa tua in senso figurativo, può essere casa tua, può essere il tuo ufficio, può essere certo. La tua attività d'impresa. Sto ricevendo un ospite e in segno di gratitudine verso questa persona gli preparo il caffè e gli servo la tazzina e il locum. La tazzina ha un nome specifico e si chiama ovunque in quella maniera. Questa parola l'ho sentita sia in Arabia Saudita sia nel nostro, ecco, negli amici oltreadriatico, che si chiama Filjan. Utilizzano la stessa identica parola tutti quanti, la tazzina tipica da caffè è il Filjan, è il Filjan. Anche questa volta penso che ci siano state diverse nozioni che credo che non tutti sapessero, quindi ti ringrazio perché io ad esempio non sapevo metodi di preparazione, certo. Quindi impari sempre cose nuove. Abbiamo imparato il Filjan, giusto? Che è la tazzina. Sappiamo già dire qualche parola in più e poi ovviamente ricordiamo anche una tradizione. Secondo me è una cosa bellissima, tra l'altro forse è qualcosa che è passato anche a noi, perché anche noi italiani questa convivialità intorno al momento del caffè ce l'abbiamo ed è rimasta. Non dappertutto è così, in altri paesi, in altre nazioni c'è più il take away, cioè prendi e giri col tuo beverone in giro, penso anche agli americani. Certo, da noi invece c'è proprio il momento di sedersi a fare due chiacchiere davanti al caffè. Di caffè, assolutamente. Quindi secondo me è molto bello anche rivedere queste tradizioni e anche un po' questo slowdown, no? Della vita, di ritmi che non sono quelli sempre iperfrenetici della vita di tutti i giorni. Ti ringrazio molto anche per queste nozioni e noi come al solito ci vediamo lunedì prossimo per un'altra puntata di Caffè con Stile. Ciao!